Arrivano da due KO Renato Curi angolana e Lanciano che al Petruzzi di Città Sant'Angelo intendono ripartire con forza e incamerare tre punti vitali per la classifica in un mese di ottobre che esaurisce il suo fitto calendario. Mister Rachini arma il suo arco con le frecce Farindolini, Miani, Farias e Ruggeri. Lanciano di Stefano Bellè è chiamato a dare segni di vita dopo 4 gol subiti e nessuno segnato nelle ultime 2 uscite e per riuscirci si affida a Ciottola, Crudo e Bocchio. Fischia Antonio Diella di Vasto. Lunga fase di studio per le due squadre al quarto d'ora e la Renato Curi angolana a rendersi pericolosa. Miani si trasforma in rifinitore, Ruggeri non riesce a dare forza al tiro. Il Lanciano gioca di rimessa e alla prima vera occasione fa malissimo. Crudo e ispirato, cross col contagiri per Campagnol Bocchio che di testa realizza un gran gol. 0-1 e gioia per il classe 2000 che spacca la partita. I ritmi restano molto bassi e la gara stenta a decollare. Bocchio sfida la difesa di casa e tenta il tiro da fuori aria. Di nuovo l'estremo difensore angolano blocca a terra. La ripresa si apre subito con un'occasione per i rossoneri. Ciotola spedisce al centro per Crudo. Bravo Puddu a chiudere lo specchio della porta. Reazione della squadra di Mister Rachini nella ripresa più pimpante. Ruggeri sfonda ma non supera Elezai. Miani non dà punti di riferimento. Gioca a rimorchio per Cichella che si libera degli avversari ma Elezai e Tommaselli fanno buona guardia. Fuschi non controlla ottimamente all'interno della sua area, Rei ne approfitta per calciare ma sciupa da buona posizione. Farias pesca sul secondo palo, Farindolini completamente da solo, Labonia salva i suoi mettendo il pallone in calcio d'angolo. Al 27esimo gli sforzi dei padroni di casa vengono ripagati, Miani lavora di sponda per Farias che elude l'intervento avversario e spiazza Elezai 1-1 che sarà destinato a durare pochissimo. Il neoentrato Mariano sfonda sulla destra, serve un pallone arretrato raccolto dal solito Bocchio che non perdona. Lanciano di nuovo avanti col suo numero 9, migliore in campo della partita, sesto centro in campionato per lui. La Renato Curi angolana imbrigliata negli ultimi metri, le tenta tutte ma produce solamente un colpo di testa di Milizia largo alla sinistra di Elezai. Il Lanciano torna a vincere e lo fa con una prestazione più di lotta che di governo. La Renato Curi angolana non esce fuori da questo periodo di difficoltà. Mister Bellè, è un successo importantissimo quello di oggi, che avete costruito bene, avete fatto la partita probabilmente che volevate, giocando anche di rimessa, così come avete costruito il secondo gol, però una squadra quadrata che si è difesa con ordine. Partita maschia, difficile, campionato, 3 partite molto molto complicato, ma noi siamo andati avanti tutta la settimana lavorando bene. Abbiamo fatto una grande prestazione con l'Avezzano, non abbiamo raccolto punti ma da lì che volevo ripartire. Oggi è stata una prestazione meno dal punto di vista della qualità rispetto a Avezzano, però abbiamo portato a casa 3 punti. È stata una vittoria, io dico, la chiamo quella col cuore, con una squadra che decimata, eravamo 14-15 disponibili e si è vinta con chi è subentrato, che ha dato energia, ha dato birra. Sono contentissimo di questa squadra, veramente ho sposato un bel gruppo. Simone Miani, nel secondo tempo c'è stata la risposta della Renato Curi angolana, però non siete riusciti a far punti e la situazione si complica. Sì, si complica e penso che anche il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, sicuramente meglio il secondo come dici tu. Purtroppo il periodo è negativo, soprattutto in fase di risultati, perché comunque anche oggi penso che abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo non basta e quindi toccherà a noi fare di più, perché comunque abbiamo un bisogno di punti importante. Il tuo assist non è bastato, dall'alto della tua esperienza secondo te cos'è che non va? Che cosa si può migliorare nell'immediato? Ma guarda, vedendo la partita di oggi, diciamo che comunque secondo me abbiamo fatto una buona partita. Ecco, se proprio devo dire una cosa, magari dopo l'1-1, che comunque abbiamo fatto molta fatica per recuperare la partita, magari con un pochettino di lucidità far passare qualche minuto in più e magari, diciamo, non prendere subito quel gol del 2-1 che comunque ci ha un pochettino tagliato le gambe.